Sindaco di Donato, la rimodulazione dei fondi PARFAS fatta dalla Regione Abruzzo da 17 milioni di euro a 1 milione 700 mila, secondo lei è frutto dello scarso interesse della Regione verso questo comprensorio o c'è dell'altro? Allora, questa rimodulazione che è stata apportata dalla Giunta regionale con una proposta di deliberazione avvenuta il 21 ottobre, secondo me non è frutto semplicemente di uno scollamento tra la Giunta regionale e la dirigenza. La dirigenza ha dato una tempistica diversa ai comuni per quanto riguarda l'avviamento della spesa e la realizzazione dei progetti, quindi lo stato veramente di attuazione dei progetti, e la Giunta regionale in questo momento sta facendo un ottimo lavoro, che è quello di riprendere le risorse non spese al fine di darle a chi ha avuto i progetti cantierabili. In questo caso il comprensorio dell'Alto Sangro ha progetti cantierabili. Ci può spiegare in modo articolato come avete strutturato l'accordo di programma che si discuterà adesso in Consiglio Comunale? Può davvero agevolare lo sviluppo economico del comprensorio? E se sì, come? Allora, l'accordo di programma è frutto di una mediazione di carattere politico molto intensa e frutto di un'aggregazione di vari comuni, di vari territori che hanno visto nello sviluppo del comprensorio dell'Alto Sangro quello che è poi la parte più importante per l'economia del nostro territorio, cioè cercare di implementarlo, incrementarlo da un punto di vista di impiantistica, che è quello che poi viene richiesto da tutti i nostri turisti. Ora, perché viene fuori questo accordo di programma? Questo accordo di programma viene fuori perché si è capito nel dettaglio che è meglio potenziare in questa prima fase gli impianti esistenti della Rimogna, cioè il comprensorio sciistico attuale, incrementandolo con due impianti funzionali importantissimi. Uno addirittura è l'impianto che è stato chiesto dalla FIS per la Coppa del Mondo, quello che dalle Gravare va in cima alla Rossa, e quello di Pizzalto che dal Piazzale di Pizzalto va alle Gravare. Sono anche funzionali a quelli che sono poi i progetti della seconda fase. Da una parte Castel di Sangro preme per il collegamento funiviario con le Gravare, dall'altra voi di Roccaraso non pensate minimamente a questa ipotesi. Qual è la sua posizione a questo proposito? La posizione del sindaco Roccaraso è la posizione di tutti i cittadini di Roccaraso, quella che vedono il collegamento di Castel di Sangro così come strutturato e così come non a sistema, un collegamento fallimentare, un collegamento che non ha alcuna possibilità di reggersi a livello gestionale. E per questo è stato fatto un grande lavoro dall'amministrazione di Castel di Sangro, che ha saputo capire questo con grande lungimiranza e ha deciso per il bene di tutto il territorio di spostare queste risorse sulla prima fase, sugli impianti in questo momento di Roccaraso, perché sono quelli che poi veramente necessari per l'offerta turistica che è richiesta in questi giorni, in questi mesi dai nostri turisti. In molti sono a chiedersi quali sia l'utilità di una pista ciclopedonale dal casello di Sant'Ilario a Castel di Sangro, considerando anche la difficile realizzazione e poi anche la dismissione della linea ferroviaria. Allora, per quanto riguarda la dismissione della ferrovia, questa è una battaglia che tutto il territorio sta portando avanti da mesi, da anni, per ripristinare questa tratta, e su questo ci batteremo sempre, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, per realizzare questo sogno di rivedere attiva la ferrovia. La pista ciclopedonale è importante perché collega le realtà e soprattutto mette a sistema quello che è una stazione invernale come la Rimogna, a quelle che sono le realtà di Castel di Sangro, di Roccaraso, di Rivisondoli. E questo è importantissimo soprattutto per l'offerta turistica estiva che viene richiesta, cioè le passeggiate, le piste ciclopedonali, i percorsi di mountain bike. Sono tutte necessità a cui dobbiamo dare seguito, perché sono richieste dai nostri turisti, e i comprensori più importanti del Nord Italia hanno tutto questo. E noi non dobbiamo assolutamente perdere questo treno, perché le risorse ci sono, le dobbiamo solo andare a prendere, ma non abbiamo tempo da perdere. Mancano pochi minuti all'inizio del Consiglio Comunale, un pronostico su come potrà finire il consesso? Ma l'assurdo è che tutti i consigli comunali, giustamente, sul Scanno, che è passato all'unanimità, Rivisondoli molto probabilmente passerà all'unanimità,
sono convinto anche a Castello, il paradosso che a Roccaraso probabilmente non passerà all'unanimità ma passerà a maggioranza questa proposta. E questo mi fa riflettere, tutti quanti, perché proprio il comune che ha benefici maggiori da questa, diciamo, accordo di programma, perché vengono destinate risorse non prese dal comune di Roccaraso ma dal comune di Castel di Sangro, possa arrivare a avere un consiglio comunale con approvazione a maggioranza. Questo perché non è stato capito bene da tanti, soprattutto anche dai stessi consiglieri di minoranza, dalla cittadinanza, che cosa veramente è questo accordo di programma, cosa rappresenta per il territorio e soprattutto, i benefici che crea, perché si è spaventati dal futuro. Non dobbiamo essere spaventati dal futuro, dobbiamo stare insieme e soprattutto unire le forze, perché, questi sono treni che non possiamo più perdere e finché ci saremo noi non li perderemo. Secondo lei questi 10 milioni di euro che sono stati tolti dalla Regione Abruzzo li vede rifinanziabili per il prossimo triennio? Ma non sono stati tolti, il problema è che non si sa leggere le delibere, è stata fatta una proposta di rimodulazione del fondo FAS, cosa ben diversa dal togliere. I progetti sono cantierabili, abbiamo, ripeto, la possibilità di presentare in Regione un progetto valido che può essere immediatamente finanziato. Ripeto, tra i tempi della delibera della Regione e i tempi della dirigenza e dei dirigenti regionali, quindi responsabili di settore, sono tempi diversi. Ci sono altre scadenze che vengono fuori anche dai termini dettati dalle delibere del CIPE. Questo discorso verrà fra qualche minuto da parte mia ben spiegato in Consiglio Comunale.